ci stanno persone, sono che quotidianamente compiono le piccole azioni buone di amore e di cura verso l'altro, perché noi siamo fatti, siamo nati per amore e siamo fatti per amare. Bisogna sapere che in Africa i bambini non hanno ancora molto valore, 15 parti con magari 3 bambini vivi. Un'epidemia nel 79 di morbillo che in 5 mesi, anzi in 4 mesi, ha ucciso 5.000 bambini su una popolazione di 120.000 abitanti. Una notte, dalle 9 alle 6 di mattina, erano entrati 32 bambini gravi. Avevano dovuto trasfonderne 22 e sull'insieme della pediatria erano morti 11 bambini. Questo non è del 1800, questo è giusto del periodo dell'anno scorso. La UTA in modo particolare per noi è un braccio destro insostituibile. Ha preso in mano in modo pesante, direi in modo privilegiato, tutti questi bambini, perché se noi gli chiedessimo di pagare quello che gli facciamo non ce ne sarebbe nessuno. Certi ritornano magari con i loro genitori 2-3 mesi dopo con 5 uova o una faraona. E qui si cerca di chiedere a tutti qualcosa, ma che sia giusto il segno del loro sforzo. Dell'epidemia della febbre emorragica di Lassalle. Abbiamo perso il primario pediatra che era con noi da 26 anni e che era un luminare che il ministero adoperava per farsi bello quando c'erano i grandi congressi internazionali e mi dice: Fiorenzo, abbiamo bisogno del tuo braccio destro. Ho perso anche almeno due, se non di più, infermiere della neonatologia, sempre per questa febbre emorragica di Lassalle. Vorrei dirvi anche che non siamo per niente degli eroi, direi quasi che siamo degli egoisti, perché se voi sapeste il gusto che c'è a fare del bene, fa venire voglia di farlo per se stessi e in realtà non si può farlo se non si fa il bene degli altri. La nostra professione, il nostro essere lì è per davvero una compartecipazione all'azione di Dio che dà la vita, che la mantiene, che la ricostituisce e a volte siamo lì soltanto ad alleviare le pene, però questa è la nostra missione e penso che nella misura in cui ci restiamo fedeli non c'è niente che ci possa fermare.